Oggi martedì 31 ottobre è la giornata mondiale delle città, una giornata fortemente voluta dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza sulle sfide che ci attendono, soprattutto nel futuro prossimo, per sviluppare le aree urbane in maniera innovativa e sostenibile. Quello della sostenibilità è un tema molto caro esatto. A Padre Pio TV, che si candida ad essere il network della sostenibilità cristiana e a cascata quindi anche la sostenibilità sociale, economica e ambientale. E stamattina siamo felici, cara Paola, di essere in collegamento con il presidente di Borghi in Rete, Massimiliano Monetti. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Come anticipavamo ai nostri telespettatori, avremmo fatto questo collegamento con l'Abruzzo, voi siete a Chieti nello specifico, per parlare di questa rete di imprese che avete istituito, che ha una matrice cooperativa ed è uno strumento per attuare il modello DES, Distretto Economico e Sociale. Carissimo Presidente, ci illustri questa iniziativa. Sì, è un progetto che parte già diversi anni fa, nel 2015, sui temi dell'abitare, proprio sul tema del fatto che abitare i luoghi è un atto consapevole e le comunità locali sono il fattore decisivo per lo sviluppo dei territori. Questo sempre nell'ottica della sostenibilità, ovviamente, e la sostenibilità la otteniamo se chi abita quei luoghi diventa un promotore, un soggetto attivo di queste politiche di sostenibilità e di sviluppo. Da lì siamo partiti sul tema delle cooperative di comunità, quindi quando gli abitanti diventano i soci della cooperativa e quindi sostengono l'azione del proprio ambito territoriale attivando tutta una serie di azioni che vanno dal welfare alla valorizzazione dei patrimoni, al turismo, alla cultura, al cibo, tutti fattori che oggi sono determinanti per costruire economie sostenibili sui territori e abitare i luoghi in un modo attivo e consapevole. In quest'ottica poi nasce nel 2018 Borghi in Rete, che è la somma di 34 cooperative di comunità. In Abruzzo, su 305 comuni abruzzesi, 34 hanno una forma cooperativa partecipata di abitanti. Questa azione permette di aver costruito un'infrastruttura economica e sociale, appunto, applicazione del DES, quindi Distretto Economico e Sociale, per cui le imprese, non i sindaci, le imprese e gli abitanti in forma cooperativa costruiscono un'infrastruttura economica e sociale. Questo vale sia per mettere a valore i patrimoni, sia per attirare e attivare linee di nuovi finanziamenti e azioni. Quindi è un sistema integrato che mette al centro il fattore di abitare i luoghi. Questo vale in realtà nei borghi, nelle aree interne in particolare, ma vale anche nei quartieri urbani e dunque proprio una parte dal basso organizza le persone che vivono e diventa un fattore strategico di sviluppo. Presidente Monetti, io sono sul vostro sito borghiinrete.it e mi ha colpito un passaggio in cui si parla del diritto all'eredità culturale. Di che cosa si tratta? Ah, guardi, tutte le 34 le cooperative di comunità hanno per statuto tre passaggi. Uno, applicazione dell'agenda 2030, per la abbiamo qualche l'abbiamo persa, mi scusi Presidente, forse l'abbiamo persa, c'è stato qualche piccolo problema di connessione, adesso sì, la sentiamo. Sì, dicevamo, il primo elemento che mettiamo per statuto in tutti gli statuti delle cooperative di comunità è l'applicazione dell'agenda 2030, perché sono imprese che costruiscono economia secondo la sostenibilità. Il secondo fattore, l'applicazione delle comunità di eredità, ovvero delle Nazioni Unite, per cui chi abita i luoghi è detentore di quei patrimoni e per trasmetterli al futuro li deve esercitare. Un formaggio che è magari il risultato di un processo culturale, per essere tramandato alle future generazioni, certo, deve essere fatto, continuato a fare. Così come un bosco, così come il paesaggio, così come la storia,
Questi fattori che rendono poi ricca l'Italia di giacimenti culturali impressionanti devono poter essere presidiati e dunque le comunità locali sono il soggetto attivo, per cui non è un sindaco a essere il fattore unico di queste attività, ma sono addirittura le persone, le signore del paese che continuano a fare, certo, i tortelli in quel modo piuttosto che la narrazione del bosco. Quindi sotto questo punto di vista è una sperimentazione unica a livello europeo. Molto bello questo termine, giacimenti culturali. Bello, eh? Sì. Molto. Viene veramente spontaneo farvi complimenti per questo progetto di così ampio respiro. Abbiamo già parlato sulla nostra emittente di cooperative, di comunità, l'ulteriore vostro merito è quello di averne raggruppate così tante. Ora la domanda sorge spontanea, a volte è difficile, non dico mettersi d'accordo in un condominio, ma persino nella stessa famiglia. Come fate a riuscire a gestire questa rete così importante? Allora, guardi, io sono presidente nazionale del sistema delle cooperative d'unità di Confcooperative Nazionale e noi mettiamo insieme cooperative che vanno da Lampedusa a Ostana, dove ho preso questo raffreddore sotto al Monviso, perché siamo reduci da 2 giorni del festival delle cooperative di comunità. Il tema oggi è mettere insieme, il passaggio strategico è aggregare, costruire sistemi. Se non ci si aggrega, come si fa? Devo essere onesto, spesso è la disperazione una molla importante, perché nelle aree interne, nei borghi, nelle aree periferiche, negli ambiti complessi, dove non arriva lo Stato e dove non arriva il mercato, c'è un vuoto concettuale. E lì i bisogni sono la molla migliore per aggregare le persone e costruire fattore economico sostenibile. A proposito di borghi in, io aggiungerei anche esperienze in. Si parla di cicloturismo, escursioni, cammini, addirittura treni lenti. Presidente, ci faccia sognare, ci faccia viaggiare, ci porti attraverso queste esperienze. Guardi, l'Italia è tutta un spettacolare ambito da scoprire e oggi il prodotto turistico, solo per stare nell'ambito del turismo, è cambiato profondamente. Oggi il famoso turismo esperienziale è un fattore che nessuno può interpretare se non meglio gli abitanti. Dunque il tema che un treno lento piuttosto che un cammino, piuttosto che escursioni siano narrazioni, per cui oggi il turista è cambiato come acquirente di servizi, non cerca più un ambito performante, un ambito intenso, cerca una esperienza. L'esperienza chi te la può dare? Solo chi abita quei luoghi. Chi ti può raccontare quel bosco? Chi ti può raccontare quel prodotto? La narrazione diventa marketing. La verità è che abbiamo grandi risorse da mettere a valore. Diciamo che l'Italia sicuramente è uno dei player maggiori a livello mondiale, ma oggi bisogna essere in grado, lasciatemi passare questo termine, di saper vendere il proprio territorio, il proprio prodotto. Noi diciamo però una cosa, che a venderlo non siano le multinazionali, ma siano gli abitanti, perché certo, questo è il valore partecipato che torna sul territorio come valore aggiunto, con la mutua, con i servizi alla popolazione, tutte azioni che gli stessi abitanti possono attivare costruendo delle microeconomie. Non stiamo parlando di muovere né flussi turistici mostruosi né economie impressionanti, stiamo semplicemente dicendo che alcune di queste cose possono comunque costruire un posto di lavoro dove ci sono 100 abitanti. Quel posto di lavoro è tanta roba. Carissimo Presidente, è stato veramente bello partire con lei stamattina, la chiacchierata che abbiamo fatto insieme è stata molto stimolante, i complimenti sinceri ve li abbiamo già fatti, per cui non ci resta che augurarvi buon lavoro. E noi l'augurio lo prendiamo in modo gradito, vi aspettiamo in Abruzzo. Certo, assolutamente non mancheremo, anche perché l'Abruzzo tra mare, montagna, parchi nazionali, cibo è una meraviglia, quindi verremo presto, promesso. Grazie. Grazie ancora a Massimiliano Monetti, presidente Borghi Inn.
È arrivato il momento di fermarci, Tony. Sì, dopo tanta bellezza tiriamo un attimo il fiato, ma torniamo subito insieme.